la tematica delle pubblicità in ambito sanitario sui social network, è opportuno fare un veloce riferimento alla normativa vigente. Da un lato troviamo le leggi che regolano la pubblicità in ambito sanitario, che si possono considerare quantomeno datate. Facebook.com è stato registrato nel 2005, ad eccezione ovviamente della legge di bilancio 2018, nella quale però vi è solo un riferimento marginale a questo tema. Dall'altro lato, in tema di pubblicità sui social network, non vi sono neanche delle norme ben definite, ma solo degli accordi presi a seguito di alcune sentenze. I social network si prestano al cosiddetto marketing personalizzato, ovvero pubblicità basate sulla nostra cronologia internet, quindi sulle ricerche che noi facciamo o sulle pagine che seguiamo abitualmente sui social. Che cosa significa questo? Che una ricerca reale è stata vacanze al mare, che si è tradotta subito sui social in pubblicità per accessori per andare appunto in vacanza. Quando parliamo di social network bisogna tenere a mente la distribuzione per età degli utenti che li utilizzano. In particolare, come vedete, per quanto riguarda Instagram, nel gennaio 2022 è stato rilevato che oltre il 70% degli utenti ha meno di 35 anni e vi è un non trascurabile 8,5% di utenti minorenni. Sappiamo bene che i minorenni non possono firmare un consenso informato a un trattamento, ma possono essere influenzati nei loro desideri e nelle loro aspettative. È ormai accertato che i social network hanno il potere di influenzare la vita ed anche la salute degli utenti e gli studi scientifici pubblicati su PubMed, che li vedono protagonisti, sono in costante aumento. Cosa succede quindi appena noi facciamo una ricerca con parole come bel sorriso o bel fisico? Beh, appena il sistema capta un interesse volto al miglioramento del proprio aspetto corporeo, l'utente viene subissato da pubblicità come quelle che vedete, che sono davvero comparse sul mio profilo Instagram, leggermente condizionato dalle mie ricerche, e vanno a proporre dei trattamenti estetici, cliniche di medicina e di chirurgia estetica in Italia ma anche all'estero, andando ad esaltare i costi molto contenuti di questi trattamenti, la certezza del risultato e però minimizzando, trascurando del tutto l'informazione circa i rischi e le possibili complicanze che sappiamo bene esistono e sono frequenti dei trattamenti. In considerazione della sempre più rapida diffusione dei mezzi di comunicazione online e dell'assenza di una chiara normativa, quindi è verosimile che l'effetto possa essere un ulteriore peggioramento del rapporto di fiducia alla base del rapporto medico-paziente, inficiato da aspettative irrealistiche e fuorvianti, basate magari su una propria fotografia, un proprio selfie che è stato sottoposto a delle modifiche con Photoshop, e un aumento dell'insoddisfazione per i risultati ottenuti e ovviamente di danni inattesi, nei confronti dei quali però non sempre potrebbe essere possibile per il paziente ottenere il giusto risarcimento, la giusta tutela. Questo per le motivazioni appena viste, magari i trattamenti svolti all'estero o senza tutte le precauzioni del caso. Infine, i social network, l'esposizione personale e non ultimi i filtri messi a disposizione per modificare le proprie fotografie costituiscono dei veri e propri fattori di rischio per il dimorfismo corporeo e l'insoddisfazione del proprio aspetto. Questo soprattutto nei soggetti più giovani ed in particolare nei minorenni, andando ad aumentare il ricorso erroneo però alla chirurgia estetica. In conclusione, alla luce di queste considerazioni, appare opportuno analizzare con attenzione queste problematiche, al fine di individuare dei modelli di comportamento corretti e condivisi e anche una regolamentazione che consenta di tutelare gli utenti, soprattutto quelli più giovani, dall'intraprendere dei trattamenti inutili o magari con delle aspettative irrealistiche o da risultati non predicibili o addirittura dannosi. Grazie.